Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia, ospitati dalla piattaforma webinar di ATFX. ATFX è il broker con cui Traders Magazine Italia collabora ormai da più di un anno e mezzo, con grande soddisfazione e successo, con grande soddisfazione anche del nostro pubblico che può accedere ai vantaggiosi spread di ATFX, aprendo con loro i relativi conti per fare trading e conti che permettono anche di poter accedere a delle scontistiche particolari su tutti i nostri prodotti. Dico la verità che, a livello di registrati, questo webinar è nella piena normalità. Vedo parecchi partecipanti che evidentemente ci stanno ascoltando probabilmente dalle spiagge, dal mare o comunque da luoghi di villeggiatura. Siamo al 30 di giugno, sono le 18 e 2 minuti del 30 di giugno e vedo che anche dalla bacheca mi pare di intuire che ci sono, che c'è parecchia aria di vacanze in giro, ma è giusto così e speriamo anzi che finalmente possano esserci dei momenti di riposo per tutti. C'è anche chi dice magari, nel senso che evidentemente non è esattamente in area di vacanze, ma si sa che il mondo è bello perché vario e ovviamente ci sono i vacanzieri e ci sono invece chi lavora sempre. Beh, noi sicuramente in questo momento siamo nella seconda categoria. E siamo in piena forza nella nostra redazione. Oggi parliamo di Quasar, parliamo del metodo algoritmico dell'Expert Advisor, del sistema di trading algoritmico che ha rivoluzionato il mercato di questo segmento di prodotti. Lo ha rivoluzionato per una ragione, perché è un prodotto orientato a tutto quanto il pubblico, anche a coloro che non hanno mai fatto trading algoritmico, perché ha una formula assolutamente vincente per poter essere usato facilmente, utilizzato facilmente da tutti coloro che desiderano accedere alla filosofia dell'algoritmico. L'algoritmico è un qualche cosa dove noi consigliamo caldamente di mettere almeno una porzione del capitale di trading. Personalmente, chi mi segue da anni sa che sono stato uno dei primi algoritmici in Europa. Ho un passato da trader algoritmico di circa 20 anni e oggi la quasi totalità del mio trading è votata all'algoritmo. Grazie anche al fatto che all'Istituto Svizzero della Borsa ovviamente c'è un team di persone che dalla mattina alla sera lavora proprio su progetti di tipo algoritmico. Dategli retta, ne vale la pena, dice un nostro ascoltatore, e non posso che ovviamente ringraziarlo di questa testimonianza diretta. Nel nostro staff, Cristiano ha seguito, nello staff dell'Istituto Svizzero della Borsa, Cristiano è la persona che ha seguito da vicinissimo lo sviluppo di Quasar e ne segue da vicino anche lo sviluppo della clientela insieme con il resto dello staff degli sviluppatori e degli assistenti di sistema. Cristiano, io ti vedo come al solito puntualissimo presente al webinar, passo quindi il controllo dello schermo affinché tu possa iniziare la tua relazione su Quasar, aggiornarci anche sulle novità. C'è una testimonianza che dice che Cristiano è una risorsa preziosa, vorrei dire preziosissima, grazie all'ascoltatore che si gratifica di questo giudizio benevolo. A te la parola, Cristiano, grazie di essere con noi, anzitutto, grazie di aderire sempre all'invito a presenziare per questi webinar dove la creatura che hai sviluppato in seno all'Istituto Svizzero della Borsa viene descritta con tutti i particolari, anche con la passione che ci hai voluto e che ci hai messo per
progettare e realizzare un prodotto così, così evoluto, così adeguato ai tempi, così adeguato a questo biennio 2020-2021. A te la parola, Cristiano, grazie ancora di essere con noi. Grazie Maurizio, grazie a te per la possibilità che ci hai dato con questa collaborazione e una buonasera a te e a tutto il pubblico di Traders e di ATFX. In questo che è diventato un vero e proprio percorso, quello fianco a fianco con Quasar, in cui ci siamo ripromessi di dare degli aggiornamenti costanti, quindi di continuare a spiegare il prodotto, a spiegare le evoluzioni del prodotto e soprattutto ad illustrare quello che il software sta realizzando mese dopo mese sui conti degli utenti che hanno già deciso di attivarlo. Inizieremo quindi con una breve panoramica che ci permetterà di riscoprire il prodotto nelle linee generali e di andarlo ad illustrare anche a quanti ci seguono questa sera per la prima volta. E poi passeremo, come sempre, ad una seconda fase del nostro webinar, dove andremo ad analizzare quelli che sono i risultati reali dei mesi che ci hanno preceduto e come si sta comportando quindi Quasar in un momento molto complicato come sappiamo essere quello attuale. Innanzitutto, chi c'è dietro le quinte di Quasar? Tu mi nomini sempre, mi ringrazi, ma in realtà il merito non è assolutamente tutto mio. Quello che c'è dietro Quasar è un team estremamente specializzato ed estremamente composito, fatto da degli analisti dei mercati, da strategist del trading algoritmico, che in questo caso sono io che ricopro questo ruolo, e poi da un piccolo team di programmatori che sono specializzati appunto in questo settore, nel settore del trading algoritmico, perché come sappiamo è una branca molto particolare della programmazione informatica. Questo team ha lavorato per tutto il 2019 perché Quasar nasce all'inizio del 2019, ma poi diviene pronto per il suo ingresso sul mercato soltanto alla fine del 2019, anzi agli inizi del 2020. E riassumendo un po' che cos'è Quasar in pochissime parole, Quasar è un trading system algoritmico che è in grado di automatizzare gli investimenti sul mercato Forex. Lo fa attraverso il mix di alcuni indicatori e diversi algoritmi proprietari che gli permettono di andare appunto ad effettuare un trading algoritmico sul Forex in elevata automazione. Diciamo in elevata automazione perché poi, come sappiamo e come rivedremo, il livello di automazione è impostabile dall'utente. L'idea di base che ha animato il lavoro di Quasar è quella che è stata condivisa appunto con te e con l'Istituto Svizzero, e cioè quella di andare a creare un trading system che potesse essere in grado di affrontare un periodo estremamente complicato come quello previsto per il biennio 2020-2021. Previsioni che in questi primi 6 mesi dell'anno, diciamo, si sono oltremodo realizzate, visto quello che ci ha fatto vedere il mercato e che vedremo anche fra poco. Perché Quasar è un prodotto unico? Innanzitutto perché ha un set di test che ormai arriva quasi a 50.000 test, elaborati su un periodo storico di 6 anni, con dati storici certificati acquistati, quindi non dati presi a caso, e con diverse accortezze che hanno permesso di testare il trading system in una maniera tale da evitare errori tipici delle fasi di collaudo degli expert advisor, come ad esempio l'overfitting. E tutti questi test hanno permesso di elaborare dei protocolli di money management estremamente consolidati, che sono la ciliegina sulla torta, perché un expert advisor come Quasar può dare il meglio di sé se ha già dei protocolli di money management che possono essere utilizzati dagli utenti perché sono stati precedentemente testati. Sono stati eseguiti questi test ormai da circa 17 mesi di attività su conti reali, e quando si parla di forward test, quindi di test che non sono basati soltanto su dati storici, ma anche su dati che devono ancora venire. Questo è quello che stiamo facendo ormai da 17 mesi. Ma è unico anche perché c'è un team che continua a lavorare innanzitutto sugli aggiornamenti. È nato da poco Quasar Scalping e non è detto che presto non ci saranno altre sorprese per gli utenti, ma soprattutto perché i nostri analisti lavorano anche ad un processo di ottimizzazione costante del trading robot,
sulla base degli elementi di volatilità del mercato. Quindi il sistema è costantemente aggiornato nei momenti salienti per elaborare sempre nuovi protocolli, nuovi settaggi e che diano la possibilità al trading system di adattarsi, di calzare perfettamente il mercato attuale. Gli algoritmi di protezione, li vedremo anche nel dettaglio, sono un po' un nostro motivo di orgoglio perché sono quelli che ci permettono di ridurre nel tempo i drawdown e quindi di raggiungere anche la possibilità di effettuare un trading sicuro. E poi l'assistenza clienti. E frutto di uno sforzo incredibile, Maurizio, come sai, in questi ormai diversi mesi di commercializzazione di Quasar Expert Advisor, perché stiamo cercando veramente di dare il massimo a tutti con una presenza costante e stiamo cercando di assistere gli utenti in ogni momento, probabilmente del giorno e della notte, per metterli nella migliore condizione di utilizzare l'Expert Advisor ed essere profittevoli e vincenti sul mercato. Il Quasar Radar, questo sistema che abbiamo già descritto nelle nostre puntate precedenti, è un sistema che permette a Quasar di monitorare l'andamento dei mercati H24, appunto come un radar, e di verificare tutto quello che accade sui mercati attraverso una combinazione molto complessa di volatilità e mediana dei prezzi, che consente appunto al trading robot di individuare su ogni time frame o quantomeno sui time frame principali più utilizzati quello che è il trend dominante, che comunque è l'elemento di partenza di ogni strategia che Quasar può andare ad utilizzare per affrontare i mercati. C'è veramente l'imbarazzo della scelta quando si parla di Quasar, perché ormai il set di strategie è così vario e così diversificato che insomma diventa veramente difficile scegliere qual è la strategia più adatta, più profittevole, ma anche più divertente da utilizzare. Perché sono molti i parametri personalizzabili di Quasar e questi parametri permettono di andare ad ottenere diverse strategie con appunto operatività e scopi differenti che differenziano proprio lo stile di trading e quindi permettono anche di differenziare l'investimento e diminuire conseguentemente il livello di rischio generale. Tante strategie che sono selezionabili con facilità, anche grazie ad un manuale d'uso, secondo me estremamente intuitivo, all'interno di un unico expert advisor e anche questa è una caratteristica molto peculiare di Quasar. Quasar nasce per performare e adattarsi ai mercati burrascosi che verranno nel prossimo biennio, ma probabilmente nei prossimi anni. La sicurezza è una priorità, quindi abbiamo cercato di imporre all'interno dell'Expert Advisor degli standard di sicurezza ai massimi livelli del settore del trading automatico. Questi standard sono basati oltre che sui protocolli di money management su cui dicevamo prima e che noi raccomandiamo sempre di rispettare alla lettera e quindi di non spingere il sistema oltre le sue possibilità, ma anche su un duplice sistema di protezione algoritmico che innanzitutto individua e monitora i principali livelli di mercato e quindi permette al robot di non andare a rompere importanti resistenze o importanti supporti di mercato. E poi tramite un sistema che appunto monitorizza il movimento del prezzo delle coppie di valute ha la possibilità Quasar di prevedere, prevenire e ridurre gli eventuali drawdown derivanti da un controtrend. Un sistema che è un nostro brevetto praticamente perché è unico sul mercato. Tu dici sempre che ci stanno tentando di copiare, purtroppo è vero, ma sappiamo bene che poi la copia non è mai all'altezza del prodotto originale. È un sistema che effettivamente ci sta permettendo di mantenere drawdown sempre sostenibili anche in situazioni di mercato limite come quelle che abbiamo passato ad esempio a marzo. Ed ecco infatti la prova coronavirus. Che cosa succede a marzo? L'indice VIX, che è un indicatore che è diventato famoso in questi mesi per suggerire appunto il tasso di volatilità, balza a livelli senza precedenti.
Vediamo quindi che fra la fine di febbraio e la metà di marzo l'indice balza ben oltre il 70%, per poi scendere nuovamente e rimanere comunque a livelli sostenuti, vediamo molto più sostenuti, quasi insomma il triplo come livello percentuale rispetto ai livelli pre-Covid, ma comunque non ai livelli di quello che è successo a marzo. E marzo è stato, con diciamo, la presa di coscienza della situazione pandemia, il conseguente lockdown che è andato ad iniziare in tutto il mondo, è stato un mese estremamente problematico, sia per gli indici azionari che per il Forex. E quello che è successo ai maggiori trader, conti di trading e trading system in tutto il mondo a volte è stato anche drammatico. E non per Quasar. Perché se vediamo la risposta di Quasar su questo conto, che è un conto test reale attivo proprio in quel periodo, e andiamo a vedere l'oscillazione del drawdown, vediamo che anche nei momenti più duri, quindi siamo proprio alla metà di marzo, il sistema riesce a ridurre il drawdown, a contenere il drawdown entro livelli molto molto bassi, diciamo livelli assolutamente trascurabili per quello che è successo in questa prima fase dell'anno. E questo io credo che sia uno dei risultati più importanti ottenuti da Quasar nella sua carriera, perché effettivamente quello che è successo è stato un evento straordinario, volatilità impazzita, crollo di alcune coppie di valute, ad esempio il dollaro australiano che ha avuto una flessione impressionante di 3.600 pip contro l'euro, ma anche il dollaro americano che comunque, ad esempio, nei confronti del franco svizzero è sceso repentinamente da 0,99 a 0,91. Quindi delle oscillazioni importanti che Quasar ha sopportato pur essendo a mercato e pur essendo impegnato su queste valute. Perché? Perché i suoi algoritmi avevano in qualche modo presagito questo cambio di marcia e quindi sono entrati in funzione per proteggere il sistema e ridurre il drawdown all'interno di limiti assolutamente sostenibili. E abbiamo detto di un approccio multistrategy. Iniziamo dalle strategie classiche. Queste strategie classiche hanno un approccio di medio termine, lavorano soprattutto sul time frame H4 e propongono appunto un trading di medio termine finalizzato alla crescita sostanzialmente costante del capitale nel tempo. Sono strategie che sono facilmente differenziabili tra di loro attraverso la modifica di alcuni semplici parametri e possono appunto seguire in maniera sequenziale il trend in corso, sfruttando quindi tutte le oscillazioni di mercato, oppure possono in maniera più selettiva, ma anche diciamo con minore frequenza di entrare a mercato, operare in concomitanza delle inversioni di trend, oppure possono operare in entrambe le direzioni con la strategia che noi chiamiamo bidirectional, che permette appunto in una sorta di hedging di lavorare in entrambe le direzioni di mercato sfruttando le oscillazioni che una valuta, molto spesso le valute più volatili, presentano in up e in down. E poi arriva Quasar Scalping. Quasar Scalping che è nata in corso d'opera, o meglio, l'idea sicuramente è nata all'interno di una progettazione generale di Quasar, però poi il prodotto funzionava così bene e aveva già diverse variabili che insomma si era ritenuto non opportuno andare ancora ad incrementare il set di strategie disponibili. Invece poi in corso d'opera in questi mesi, tramite un altro piccolo pacchetto di test di circa 8.000-8.500 test, è nata Quasar Scalping, una nuova strategia che sposta il focus di Quasar su un orizzonte di breve termine, prevalentemente sul time frame M15. Da che cosa nasce Quasar Scalping? Nasce dall'esigenza di andare a soddisfare una fetta di clientela che volesse un trading diverso, più veloce, basato su operazioni appunto rapide, operazioni di entrata a mercato con una uscita al mercato sostanzialmente veloce, senza però rinunciare alla sicurezza, alla solidità del sistema che rimangono invariate, rimangono immutate all'interno di questa strategia. Ma non solo. E nasce anche per offrire nuovi modelli operativi non solo agli utenti, ma anche a Quasar stesso, perché poi,
come vedremo fra poco, ci sono determinate condizioni di mercato in cui il guasa scalping non è soltanto una strategia diversa, ma può essere anche una strategia più profittevole rispetto alle altre, e vedremo fra poco come funziona. Innanzitutto, la nuova strategia parte sempre dal concetto di quasi radar, monitorizza il mercato in tempo reale e rileva tutte le oscillazioni di trend, andando proprio a colpirle queste oscillazioni di trend, entrando in buy o in sell nel momento in cui il trend manifesta dei veloci cambiamenti di intensità e di direzionalità. Trade veloci, trade precisi, che, come abbiamo detto, non riducono gli standard di sicurezza tipici del trading system. Quindi si parla di uno scalping, ma sostanzialmente di uno scalping spurio, non uno scalping classico in cui effettivamente si va ad aumentare a dismisura la size dell'operazione e quindi si aumenta il profilo di rischio. No, uno scalping sano, con delle size sempre sostenibili e con un sistema di gestione assolutamente sicuro. Cosa ci dobbiamo aspettare da Quasar Scalping? Innanzitutto il nostro target, l'80% dei trade aperti che possono andare in profitto senza incontrare controtrend di medio termine. Un obiettivo che è ampiamente raggiunto. In questi giorni proprio abbiamo visto negli ultimi 3-4 giorni Quasar Scalping comportarsi benissimo su diverse coppie di valute, fra cui euro-dollaro, in cui ha colpito in maniera molto rapida diverse oscillazioni andando sempre a profitto e con un'altissima percentuale appunto di trade aperti e chiusi nell'arco di 24 ore. Ma uno dei target più importanti è quello di aver raggiunto la possibilità di effettuare un trading vivo e profittevole anche in condizioni di scarsa volatilità, che sono condizioni che spesso vanno a spengere un po' l'operatività degli expert advisor, ma in generale del trading anche discrezionale. Ecco, questo scalping trova proprio terreno fertile in situazioni di mercato laterale, come ad esempio quello in situazione normale estivo. E in queste situazioni, questo scalping comincia a aprire una sequenza di trade in entrambe le direzioni, colpendo i piccoli movimenti e andando quindi a fare profitti dove molto spesso non ci sono. E poi la gestione degli eventuali controtrend, come abbiamo già detto, in totale sicurezza attraverso i modelli operativi già in dotazione a Quasar. Eccoci, 48 ore di Quasar Scalping. Abbiamo cambiato, perché ci piace, la slide, abbiamo messo un esempio molto recente, quindi 48 ore che vanno dal 15 giugno al 17 giugno. Andiamo un attimo a vedere con calma che cosa succede in questa situazione. E andiamo all'inizio, siamo al 16 giugno, siamo. Se noi andiamo a vedere, le operazioni con il cerchietto giallo rappresentano le aperture di posizione. Quindi, cerchietto giallo, la posizione si apre. Siamo sul time frame M15, quindi ogni barra corrisponde a 15 minuti di prezzo. Cosa succede? Andiamo a vedere, primo cerchietto giallo. Freccetta blu, che significa l'apertura di un trade buy, vediamo che nel giro di pochissime barre, più o meno 3 o 4, subito dopo c'è una freccetta rossa. Quella freccetta rossa significa che il trade si è andato a chiudere in profitto. Vediamo proprio in questa situazione con quanta tempestività Quasar ha individuato l'oscillazione in buy. L'è andata a prendere praticamente all'inizio, gli sono bastate 2 o 3 barre in cui lui è riuscito ad accertare l'esaurimento del mini trend sell ed è andato ad aprire in buy e va a chiudere nel giro di probabilmente un'ora. Andiamo a vedere poi che poche ore dopo, siamo alla mattina del 16 giugno, c'è un altro trade evidenziato in giallo. Vediamo che all'interno del giallo la freccetta è verde, significa che siamo andati ad aprire un trade sell. Anche in questo caso guardiamo come lui va a aprire un trade sell che si chiude in profitto con la successiva freccetta rossa nel giro di probabilmente 3 barre. Quindi probabilmente
nemmeno un'ora di trading. E è un trade notturno, quindi ci si alza la mattina e si trova il trade chiuso in profitto. Magari se non si è controllato l'expert e la sera prima di andare a dormire, ci si alza la mattina e si trova già due trade chiusi in profitto. Passa qualche ora, passa, c'è una continuazione, siamo a ridosso sempre del 16 giugno, ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, c'è una continuazione del trend negativo, ma a un certo punto ci sono dei momenti, dei movimenti che lasciano presagire l'esaurimento di questo trend set. Quasar coglie ancora l'occasione, entra a mercato, vediamo freccia e tableau, trade buy, che si chiude anche questo nell'arco di 3 o 4 barre. Qui stiamo lavorando su un conto reale, questo è estrapolato da un conto reale di un cliente utilizzatore. Anche qui nel giro di un'ora, probabilmente un'ora, un'ora e mezza, si va a chiudere, si va il trade in buy in profitto. Siamo ancora a ridosso della prima parte della giornata del 16 giugno, quindi siamo a 3 trade fatti già in meno di 24 ore. Passa qualche ora, arriviamo a 16 giugno e quasi ora di cena. Ora di cena e Quasar evidenzia la possibilità di un movimento sell. Apre quindi un trade sell. Il percorso è un po' più lungo perché prima di andare realmente in down, la coppia di valute fa un piccolo rimbalzo in alto, passa la notte, passa, arriviamo alla mattina del 17, quindi saremo intorno alle 11, quindi non siamo nemmeno a 12 ore di apertura del trade, e vediamo la freccetta rossa collegata con quella striscia tratteggiata che va a chiudere il trade precedente in profitto. Succede questa chiusura, Quasar non è ancora pago, nel giro di neanche mezz'ora Quasar capisce che il mercato sta ripartendo con un trend ascendente, apre nuovamente un buy, vediamo l'ultimo, quindi siamo all'ultimo cerchietto giallo del nostro riquadro, anche qui. Siamo più o meno 17 giugno, intorno a mezzogiorno. Il trade si va a chiudere senza alcun problema, senza alcun controtrend, la sera stessa prima delle 21:30, quindi anche qui nemmeno 12 ore di apertura. Abbiamo così passato 48 ore con Quasar Scalping. In 48 ore Quasar apre e chiude 5 trade in profitto, senza incontrare controtrend, senza provocare assolutamente stress all'utilizzatore, contro down sempre minimi, perché in questa fase insomma parliamo veramente di qualche euro di drawdown, con un risultato molto importante in una fase di mercato sostanzialmente laterale, perché noi adesso stiamo vedendo questo grafico in M15 e sembra che ci sia stato chissà quale movimento, ma in realtà il movimento è molto breve. Se portassimo questo grafico in H4, il risultato sarebbe un mercato assolutamente lineare. In questo mercato lineare, quando probabilmente un altro trading system sarebbe stato flat in attesa oppure con posizioni aperte in gestione, ma sarà portato a casa 5 posizioni chiuse. E Maurizio, su questo grafico, e prima di passare alla parte anche più divertente e più interessante del webinar in cui andremo a vedere l'aggiornamento dei risultati, ti passo la parola. Ok, perfetto, va benissimo. E grazie della brillante esposizione fino ad ora. Poi vediamo i risultati, ma c'è Pamela Ciaparro che è collegata dalla desk di Londra di ATFX. Le diamo il benvenuto più cordiale, passandole il controllo del video e vedendo quali novità ci racconta da Londra. Buonasera Pamela, vediamo il tuo schermo. Buonasera Maurizio, grazie di avermi passato il controllo del video. Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere presente nel webinar di stasera con tutti voi. Ringrazio al team di Quasar e a Maurizio per la presentazione. A tutti quelli che non mi conoscono ancora, sono Pamela Ciaparro, mi occupo team del desk italiano di ATFX. Noi siamo un broker regolamentato FCA per quelli che non ci conoscono ancora.
che offriamo diversi prodotti, prodotti in Forex, in CFD, di indici, materie prime, criptovalute e anche azioni. Qui potete vedere il sito di ATFX, vi mostro velocissimo come navigare sul nostro sito e trovare informazioni interessanti per quelli che stanno cercando un broker in questo momento, un broker affidabile, serio, oppure quelli che hanno già un conto di trading e cercano alcuni altri vantaggi che vi dirò tra qualche minuto. Con ATFI, per poter vedere la lista completa di prodotti che abbiamo sul sito sulla piattaforma di ATFX, potete andare sul nostro sito, cliccare su Trading e scegliere alcuni dei tipi di conti che abbiamo. Io aprirò la pagina del conto premium, che è quello che offre spread più competitivi ai clienti. In questa pagina potete vedere la lista completa di prodotti che abbiamo e anche informazioni sulla misura di contratto che ATFX applica, anche la leva. Per quelli che vogliono provare la piattaforma che utilizziamo è la MetaTrader 4, anche potete scaricare sul sito web di ATFX. Se andate su Trading e cliccate su Crea un conto demo. Per quelli che sono curiosi di sapere anche come funzionano, quali sono le procedure di depositi e prelievi, potete trovare sul nostro sito web. Se avete qualsiasi domanda, vi potete contattare tramite il nostro sito. Qua in basso c'è l'opzione di contattare di contattarci. Per i clienti italiani di alcune tipologie di conto, come conto premium e Edge, per esempio, offriamo alcuni vantaggi, come per esempio per quei clienti che richiedono una VPS, come per esempio per girare un trading system come Quasar. Normalmente questo servizio è aggiuntivo, ma con ATFX la VPS viene fornita gratuitamente a tutti quei clienti che scelgono questa tipologia di conto. Per ulteriori informazioni sono a disposizione per chiarire. Un'ultimissima cosa, Maurizio, anche offriamo a tutti i clienti italiani il conto Edge, con il conto Edge e Premium, il servizio di elaborazione fiscale fatto da ATFX. Certo. Per ora credo che ho parlato tantissimo, Maurizio. No, tutto benissimo, tutte informazioni utilissime per il pubblico italiano e noi siamo orgogliosi di portare come Traders Magazine Italia la voce di ATFX in Italia e come siamo felici anche di portarla in Spagna e comunque nei paesi dove siamo presenti. Quindi grazie molte Pamela delle informazioni che ci hai dato. Mi sono permesso di mandare a tutti i partecipanti il tuo indirizzo email, in modo che se hanno qualsiasi necessità di accedere a TFX tramite te, possono contattarti direttamente in email. Grazie, ti ringrazio Maurizio, volentieri, sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie, Grazie ancora. grazie Pamela. Buonasera. Buonasera a te, grazie per l'intervento da Londra. E passiamo di nuovo, beh, un attimo, siccome passiamo ad una parte molto interessante del webinar, che sono i risultati che ha prodotto Quasar, e Quasar è un prodotto che, come abbiamo spiegato, è rivoluzionario sul mercato. Quindi in questo momento non ha di fatto concorrenti, non ha uguali dal punto di vista dei risultati, della sua affidabilità e di tutto quello che può dare in termini di cultura e di valore aggiunto al cliente e al fruitore che ne vuole usufruire. Parlo di cultura e di valore aggiunto perché il nostro obiettivo principale con l'Istituto Svizzero della Borsa è diffondere cultura. Per questo che non diamo il nostro prodotto dentro una scatola chiusa con un manuale di istruzioni e basta. Diamo un'assistenza continua con le nostre persone, con il nostro staff, dirette da Cristiano, che in questo momento ha
la responsabilità dell'assistenza e del coordinamento del team di sviluppo di questo prodotto. Si tratta di un prodotto rivoluzionario anche per come è concepito da un punto di vista della sua proposizione commerciale al pubblico, proprio perché il nostro cliente non viene mai lasciato solo in nessun momento. Mandando un WhatsApp, un SMS al 320-8756-444, potete chiedere gli approfondimenti che volete sul prodotto e soprattutto accedere all'offerta specialissima che c'è in abbinamento a questo webinar e anche in abbinamento al broker TFX con cui abbiamo moltissimi clienti che ospitano la propria copia di Quasar su un conto a TFX e quindi noi lo suggeriamo assolutamente come soluzione estremamente valida, estremamente utile per il nostro cliente finale. 320-8756-444. Vi sottolineo per dimostrarvi che cosa significa la dedizione che noi diamo al cliente, vi sottolineo che Traders Magazine Italia e l'Istituto Svizzero della Borsa hanno un numero di telefono di assistenza che risponde 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Mi pare la dimostrazione più evidente, non è quello che vedete in questo momento, è quello della nostra rivista, un numero di Milano 02 30 33 28 00. Potete provare a tutte le ore del giorno e della notte, vi risponderà una persona qualificata che è in grado di darvi il primo livello di risposta e di eventualmente passare la chiamata o passare il vostro messaggio alle persone che possono darvi le indicazioni ancora più precise. Bene, Cristiano, a questo punto ti ripasso il controllo dello schermo, il controllo del video perché vogliamo vedere i risultati di Quasar, vogliamo vedere che cosa è avvenuto e che cosa Quasar può produrre per i nostri clienti, per i nostri lettori. Di nuovo a te la parola. Eccoci Maurizio, grazie. Passiamo alla parte in qualche modo più interessante per i nostri ascoltatori, quella dei risultati reali. Allora, alcune specifiche. Innanzitutto, qui parliamo di risultati fatti su conto reale, risultati certificati che noi possiamo tranquillamente offrire e far visionare a tutti gli utenti, o meglio, a tutti i clienti non ancora utenti, che vorranno appunto valutarli tranquillamente. Quindi nella massima tranquillità stiamo parlando di risultati certificati. E questo è un conto test che è stato attivato appunto per affrontare i mesi della pandemia, perché non ci poteva essere test migliore. E i risultati sono impressionanti. Perché sono impressionanti? Perché innanzitutto in un momento drammatico in cui l'economia mondiale ha subito veramente degli sbalzi impressionanti, Quasar innanzitutto porta a casa un profitto, ma un profitto importante perché in nemmeno 4 mesi di attività porta a casa un profitto del 26%, che poi fra l'altro è aggiornato a 3 giorni fa, ad oggi è il 27%. E proprio perché Quasar Scalping sta colpendo giorno per giorno. E parliamo di un 26% in 4 mesi drammatici, quando, giusto per diciamo fare una nota di colore, circa un mese fa 200.000 persone hanno fatto una ressa praticamente per andare ad acquistare i BTP Italia all'1,40 di interesse annuo. E questo non significa che i prodotti assolutamente siano paragonabili, perché qui parliamo di un trading comunque speculativo, però cerchiamo anche di capire quali sono le proporzioni. Qui abbiamo davanti una performance del 26% in 4 mesi, che se anche si bloccasse qui sarebbe comunque una performance eccezionale anche su base annuale, anche se oggi Quasar smettesse di performare e nei prossimi 8 mesi facesse zero. Ma sappiamo che non sarà così. Ma ci sono anche altri dati che ci interessano, ad esempio quello del drawdown massimo, drawdown assoluto massimo del 3,91%, quindi un drawdown irrisorio, che poi è quello che abbiamo visto nel grafico precedente.
un drawdown che nel mese di marzo appunto è stato assolutamente trascurabile. E poi un altro dato ancora molto interessante che è quello dei trade in profitto, quindi l'89% dei trade aperti si sono chiusi in profitto, per un totale di 138 trade chiusi in profitto nell'arco di nemmeno 4 mesi. Questi sono dati impressionanti, sono i dati dell'utilizzo di Quasar su uno dei conti, perché poi sappiamo che Quasar è multi-strategy, è assolutamente personalizzabile, quindi su ogni conto può dare risultati leggermente diversi. Questo è uno dei conti, nemmeno il più profittevole, perché poi ci sono conti che hanno fatto anche meglio. E questi sono i risultati che andiamo a presentare e che noi, Maurizio, ci riproponiamo di andare ad aggiornare, a presentare al pubblico di trader e di ATFX mese dopo mese, con assoluta continuità. Perfetto, Cristiano. E se andiamo ad analizzare invece i risultati di lungo corso, possiamo andare a studiare quest'altro conto reale. Quest'altro conto è stato attivo ininterrottamente da febbraio 2019, quando Quasar era un neonato. Ed è cresciuto con Quasar. Praticamente questo è il conto in cui sono stati effettuati tutti gli stress test più violenti. Noi quando testiamo l'expert advisor non siamo assolutamente gentili. Il conto è stato lanciato a capofitto sul cambio sterlina-dollaro durante l'anno della Brexit e se l'è vissuto tutto dall'inizio alla fine, e poi, come se non bastasse, è stato gettato a capofitto anche sulle vicende coronavirus, sul cambio euro-dollaro australiano. In pratica lo abbiamo stressato perché non ci interessava capire quanto poteva guadagnare, quello lo sapevamo già, ci interessava capire quanto poteva resistere, quanto poteva, e per dirla tutta abbiamo usato dei protocolli di money management molto più spinti di quelli che noi abbiamo ottimizzato in questo momento. I risultati anche qui sono estremamente interessanti, perché abbiamo innanzitutto un profitto del 92%, che credo oggi sia anche 93 forse. 92% realizzato in 17 mesi. Anche in questo caso il drawdown è assolutamente sostenibile, perché nel momento peggiore, più duro della Brexit, o no, forse nel momento più duro della situazione Covid, si è arrivati a un drawdown di nemmeno del 10% rispetto al capitale totale, con una percentuale di trade in profitto ancora molto alta. Siamo all'82% di trade in profitto. 447 trade si sono chiusi in profitto su un totale di 544 aperti in 17 mesi. Un test lungo, un test che noi anche in questo caso aggiorniamo e lo stiamo aggiornando ormai da marzo con gli utenti, con il pubblico di traders mese per mese, e con i dati di profitto sempre crescenti. Anche in questo caso noi abbiamo la massima disponibilità a fornire a chiunque li voglia visionare report trade per trade che dimostrano come ha funzionato Quasar e che cosa è successo durante questo periodo. E allora, qual è la ricetta giusta per utilizzare un software algoritmicamente così complesso come Quasar? Dico algoritmicamente complesso perché Quasar è sì, da questo punto di vista, molto complesso, molto elaborato, ma è anche molto semplice e può essere utilizzato da qualsiasi utente, anche perché la nostra assistenza mette nel giro di pochissimo tempo tutti gli utilizzatori in condizione di utilizzarlo al meglio. E qual è la ricetta giusta tra le strategie classiche di medio termine e quella di Quasar Scalping, che è una strategia invece di breve termine più veloce? Ecco, è la combinazione, la differenziazione. Come sempre, Maurizio, tu ripeti sempre che bisogna differenziare i propri investimenti. La stessa cosa vale anche per Quasar. È essenziale differenziare, e quindi in questo contesto, andando a combinare le varie strategie, e otteniamo un risultato che è profittevole sia nei momenti direzionali in cui i mercati sono volatili e si muovono con una forte direzionalità, come ad esempio abbiamo visto il mese di marzo, in qualche modo anche quello di aprile per la prima parte. E poi andiamo a compensare invece l'operatività di Quasar nei momenti di mercato laterale, quindi nei momenti più noiosi, quando ci si annoia proprio a rimanere
in tema con la strategia Quasar Scalping, che invece va a rendere profittevole ed operativo l'expert advisor anche in quei determinati momenti. Attraverso questa combinazione possiamo andare a realizzare il risultato di avere un expert sempre performante, sempre sicuro, sempre presente sui mercati, qualunque condizione questi manifestino. Ecco infatti che questa combinazione di varie strategie ci dà la possibilità di avere un trading che sia bilanciato e sostenibile. E voglio spendere 30 secondi sul concetto di sostenibilità. Non serve a niente fare trading bene per 3 mesi, 6 mesi, un anno e mezzo, se poi arriva un evento catastrofico, disastroso, drammatico o quantomeno forte di mercato che vanifica tutto il lavoro che noi abbiamo fatto nel corso di mesi o addirittura di anni, bruciando il nostro conto di trading. Il trading deve essere bilanciato giorno per giorno e sostenibile nel lungo termine, perché quello che noi andiamo a accumulare come profitti nel tempo deve essere un patrimonio sicuro che in caso di grosse oscillazioni di mercato rimanga comunque protetto e rimanga all'interno di un drawdown sostenibile e superabile, perché questo è il concetto. Il concetto è offrire la possibilità di rimanere a mercato nel corso dei mesi e degli anni, superando e resistendo agli eventi più difficili che ricorrentemente, purtroppo, o per fortuna, secondo altri punti di vista, investono il mercato. Tutto questo lo realizziamo tramite, e questo è stato detto più volte, anche tramite il nostro servizio di assistenza. Noi abbiamo un consulente dedicato, i clienti di Quasar sono tutti seguiti dal primo momento in cui prendono contatti con noi fino al termine del loro abbonamento. E noi assistiamo tutti gli utenti nell'apertura, se serve, anche del conto di trading, nella attivazione della VPS, che comunque è un server remoto ed è necessario nel trading automatico, ma non è niente di difficile assolutamente. Nell'installazione del software, nei primi settaggi, nell'ottimizzazione, nell'aggiornamento costante, offriamo dei check più o meno ricorrenti, anche su cadenza bisettimanale, a tutti gli utenti per offrire una vicinanza, un'assistenza che possa mettere tutti in condizioni di utilizzare questo trading system nel migliore dei modi. E questo è un aspetto che va di pari passo con il concetto di personalizzazione, perché Quasar non è un sistema che propone qualcosa di assurdo, di imprevedibile all'utilizzatore. Tutt'altro, Quasar è un sistema che viene assolutamente personalizzato in tutti gli aspetti fondamentali. Il trader rimane sempre nel pieno controllo del proprio conto di trading, monitora e decide il rapporto rischio-rendimento, le strategie e la gestione del money management. È per questo che a tuttora i risultati di Quasar sono inimitabili. E si può provare a copiare il prodotto, non si può provare però a copiare tutto quello che c'è dietro e che poi dà vita ai risultati che noi stiamo verificando ormai nel corso di quasi 2 anni. Quasar continua a performare e a creare profitti con assoluta regolarità. E ci sono mesi più profittevoli, ovviamente meno mesi meno profittevoli, ma si rimane sempre nell'ambito di una crescita costante del capitale. Nel giro di alcuni mesi tutti gli utenti stanno andando a sviluppare un saldo di profitto assolutamente superiore al floating e quindi stanno mettendo al sicuro il proprio capitale. Molti di questi hanno già cominciato a lavorare, a fare trading con i guadagni, con i profitti, e questo è sicuramente un'ambizione molto importante, perché fare trading con i profitti, aver messo al sicuro il proprio capitale, quanto di meglio un trader si possa aspettare. A questo punto, Maurizio, io ti ripasso le parole e sono a disposizione per eventuali domande. Sì, una domanda molto importante. Nei risultati che hai illustrato prima, senza dire il broker, il conto, eccetera, solo un ascoltatore chiede, diciamo, quali sono le caratteristiche del conto. Io ho già detto che si tratta di un conto senza commissioni, un normale conto di trading, come ce ne sono tanti, con MetaTrader, senza commissioni e con spread ragionevoli. Ho detto bene, ho definito bene il conto su cui. No, Sì.
Esattamente Maurizio, io direi che la parola ragionevole è quella che descrive meglio di tutto. E Quasar funziona benissimo con risultati assolutamente paragonabili su tutti i conti di trading che abbiano condizioni di spread, di swap, di commissioni che siano ragionevoli. Non ha bisogno di condizioni eccezionali che molto spesso bisogna fare il giro del mondo e finire non si sa dove per vederle, di condizioni ragionevoli sia in termini di costi che anche in termini di leva, perché Quasar lavora benissimo sia con leva 30, che è la leva attualmente imposta dall'ESMA, che assolutamente con leve più alte. I profitti non cambiano perché comunque lui utilizza sempre un margine molto basso e quindi sfrutta pochissimo la leva finanziaria anche per minimizzare i rischi, quindi assolutamente è come hai detto tu, Maurizio. Ok, perfetto. E questo significa che un normale conto di trading, poi in modo particolare un conto con la TFX, che è il broker che ci sta ospitando, è assolutamente adeguato a Quasar per l'utilizzo. Chiariamo una cosa: quando parliamo di trading algoritmico, dobbiamo metterci in testa che la continuità è essenziale. Continuità significa affidarsi ad una macchina che sta in una VPS, ad un conto MetaTrader che sta all'interno di una VPS. La VPS non è altro che un server remoto, una macchina remota, dove viene caricato materialmente il conto con la sua piattaforma MetaTrader. La macchina remota è quella che permette di avere l'assoluta continuità di servizio, perché questo è un presupposto del trading algoritmico, perché proprio perché il trading è algoritmico e automatico, dobbiamo dargli l'unica garanzia che ci richiede, cioè quella di poter funzionare sempre, di essere sempre connesso a internet, di non avere interruzioni di elettricità, di non avere down del computer, perché questa è la cosa essenziale. Poi, questa VPS può essere offerta da ATFX con alcune condizioni di conto di ATFX, oppure può essere che il nostro cliente, il nostro utilizzatore abbia già una VPS e tranquillamente può utilizzare la stessa per ospitare la MetaTrader dove ospiterà il prodotto Quasar, oppure può prendere una normale VPS dal mercato a costi assolutamente ragionevoli. Vi dico anche di più, che proprio dal 1° luglio, cioè da domani, Traders Magazine Italia e l'Istituto Svizzero della Borsa hanno un'offerta speciale che include anche la VPS. Che include la VPS cosa significa? Che vi diamo una password e una login e fate tutto voi? No, tutto il contrario. Vi diamo una password e una login in modo che voi possiate controllare insieme con noi e imparare insieme con noi come si attiva, come si configura, come si gestisce un conto con il trading algoritmico, quindi con la completa assistenza di cui ho parlato prima e con in più la possibilità di poter usufruire dell'offerta specialissima legata a questo webinar che va in onda proprio dal 1° luglio, quindi da domani, quindi fra qualche ora sarà già disponibile. Quindi mandate il vostro WhatsApp ed SMS, anzi fatemi visualizzare di nuovo il numero di telefono, WhatsApp ed SMS al 320 87 56 444. Qual è l'ordine di grandezza del budget necessario per recuperare in modo affidabile i costi di abbonamento e di conto? Ecco, questa è una domanda che ovviamente è legata al vostro capitale che mettete a disposizione. Si tratta però, diciamo che Quasar lavora con sostanzialmente tutti i capitali, da 1.000 euro in su, anche se consigliamo magari di metterci qualcosina di più, almeno 2.000 euro, e avere la potenzialità di quello che abbiamo visto prima in termini di risultato. Sarete estremamente sorpresi mandando un WhatsApp, un SMS al 320 87 56 444 di quanto velocemente potete recuperare il vostro investimento. Ricordate che l'Istituto Svizzero della Borsa studia questi sistemi da 20 anni. In Italia, non credo che, e in Svizzera anche, non siamo in tanti ad aver cominciato 20 anni fa a sviluppare metodi e sistemi di trading
algoritmico. Quindi sappiamo perfettamente quali sono i rapporti di costo-rendimento che deve avere un prodotto per poter essere apprezzato e apprezzabile dal pubblico. Mandate con fiducia il vostro SMS o il vostro WhatsApp, perché nel colloquio con il customer care andrete a perfettamente configurare quelle che sono le caratteristiche del sistema, il capitale che volete mettere a disposizione, il vostro ritorno sull'investimento. L'utilizzatore che voglia sfruttare più leva può farlo, Cristiano, può farlo a suo rischio e pericolo? Gli utilizzatori che vogliono sfruttare più la leva possono assolutamente farlo, perché comunque sia Quasar è completamente personalizzabile. Quindi ovviamente si può andare a modificare tranquillamente il money management, chiedergli di utilizzare size maggiori, anche un atteggiamento più aggressivo al di là della size, utilizzare più leva e quindi andare senza dubbio a realizzare profitti maggiori, ovviamente a suo rischio e pericolo, perché le strategie di Quasar funzionano molto bene all'interno di determinati protocolli di money management, poi oltre ovviamente il livello di rischio varia in funzione del profitto e dell'aggressività che si va ad impostare. Quindi sì, è assolutamente possibile, il sistema è assolutamente personalizzabile, ma sempre con la massima attenzione e con la massima consapevolezza che a maggiori profitti corrispondono ovviamente maggiori rischi. Certo. E quindi diciamo che i drawdown attesi che abbiamo visto prima, va bene, se si utilizza una leva superiore, possono essere ovviamente altrettanto superiori. Quindi il rischio di perdita e il rischio di drawdown sono superiori utilizzando una leva maggiore. Ovviamente le aspettative di profitto possono essere a loro volta superiori. Ognuno, come dire, setta la sua propensione al rischio come desidera, e sicuramente Quasar ha tutte le caratteristiche per potersi adeguare alle esigenze di ogni trader. Noi consigliamo sempre un approccio lungimirante, un approccio di lungo termine, un approccio che guardi il risultato di lungo termine, perché questo è, diciamo, il presupposto, a mio avviso, essenziale. Un presupposto essenziale perché se vogliamo durare a lungo sul mercato, dobbiamo certamente pensare a lungo termine, pensare come prima regola, come prima legge a non perdere. Poi, quando non abbiamo perso, certamente abbiamo delle ottime prospettive di poter raccogliere dei profitti. Bene, il 320-8756-444 è a vostra disposizione per ogni approfondimento legato al prodotto. Un nostro ascoltatore chiede un po' in zona Cesarini, siamo in conclusione del webinar, esiste una forma di abbonamento per cui il rateo si paga solo in caso di profitto superiore alla spesa? No, non facciamo queste formule, ma per una ragione di serietà. Semplicemente noi non possiamo garantire un profitto e abbiamo un'azienda con 32 persone che ha i suoi costi. Quindi noi dobbiamo coprire i nostri costi, su questo non ci sono dubbi. Non possiamo garantire profitti a nessuno, possiamo sicuramente garantire i risultati del passato documentandoli e certificandoli. Quindi questo certamente possiamo farlo e lo facciamo molto volentieri e siamo assolutamente sicuri che abbiamo messo tutte le nostre energie, tutte le nostre risorse per poter mettere in condizione il nostro cliente di poter guadagnare. Ma sia chiaro, il trading è rischio e il rischio rimane per tutti quanti. E quindi è un rischio che dobbiamo condividere. Non possiamo fare a meno di non condividerlo, e chiunque si sovrappone al vostro rischiare sul trading, mi spiace, non ha una struttura seria, non ha una struttura con dei costi, non ha una struttura con dei collaboratori, non ha o non li pagherà a lungo. Ecco, viceversa, noi esistiamo da tanti anni, io sono 37 anni, 38 anni anzi, quest'anno che faccio trading, e sono 20 anni che studio sistemi di trading algoritmico. Abbiamo un'azienda che è certamente un punto di riferimento in Italia e in Svizzera, e diventerà presto un punto di riferimento in Spagna e nei paesi di Latina America, da dove siamo presenti ormai da un anno. E quindi con questa struttura dobbiamo essere assolutamente seri nella nostra proposizione al mercato.
Grazie a tutti della partecipazione a questo webinar 320-8756-444 per poter colloquiare con il nostro customer care e configurare il vostro sistema di trading migliore. Sono le 19 e il 30 giugno. Bene, signori, godiamoci una bella cena estiva. Tanti auguri a tutti di poter godere con le proprie persone più care, con le persone a voi più care, una splendida serata d'estate. Mi auguro che alcuni di voi saranno in qualche bella località e siete nelle vostre città. Altrettanto, godetevi questa serata meravigliosa d'estate del 30 giugno 2020. Grazie Cristiano della tua partecipazione, grazie infinite della squisita puntualità e precisione con cui ci rendi partecipe della cultura che c'è dietro il prodotto Quasar. Grazie a tutti della partecipazione. Grazie Cristiano. Ciao. Maurizio, grazie a te, è sempre un piacere, un onore, un saluto a te e a tutto il nostro pubblico. Perfetto, grazie a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Traders Magazine Italia dell'Istituto Svizzero della Borsa e di ATFX, ovviamente. Buonasera a tutti.